rientra nell'ambito di una serie di approfondimenti che stiamo facendo, in particolare sul fenomeno degli incendi. Vidori sotto la lente della Commissione sulle ecomafie, non per possibili coinvolgimenti, ma per far capire ai parlamentari cosa significa l'incendio di un'azienda e di una zona dove si trattano rifiuti anche speciali. Tutte le informazioni che ci possono essere date sia dalle procure, sia dai vigili del fuoco, dall'ARPA e anche dai NOE, li stiamo raccogliendo e penso che sia molto utile anche dal punto di vista legislativo, perché una delle nostre funzioni fondamentali è quella di prevenire. Una visita per capire con quali leggi può intervenire per difendere le aziende che si oppongono alla piovra che lucra sui rifiuti. Ce ne sono più di uno, credo che però proprio per la delicatezza delle indagini in corso le valutazioni vadano fatte in un secondo momento, quando abbiamo tutti gli elementi. Visita dell'azienda dove il 18 agosto, in piene ferie e con gli impianti fermi, è scoppiato un incendio, a seguito del quale la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta per dolo. Stiamo verificando anche il rapporto con le assicurazioni, perché insomma, visto che è un numero sproporzionato, quindi stiamo cercando di capire un po' in tutta Italia, fare una fotografia in particolare per quanto riguarda gli scarti dei rifiuti. Commissione che non si sbilancia sulla presenza delle ecomafie nel Veneto. La situazione dei rifiuti, insomma, essendo un business molto, molto forte, quindi ovviamente c'è sempre l'interesse della criminalità.